forza, fortuna, famiglia e fiducia. Questi quattro punti cardinali che Mandzukic ha tatuati sul braccio destro e che timonano la sua esistenza calcistica e umana sin dai primi passi compiuti a metà tra la Croazia e la Germania. Coinvolto a 6 anni nello scoppio della guerra di Jugoslavia, il futuro centravanti del Bayern Monaco, Juventus, Milan e Atletico Madrid lasciò Slavonski Brod per trasferirsi nel sud-est della Germania. 6 anni dopo, a guerra finita, rientrò a casa, in Croazia, dove inizierà la sua carriera. Ma che cosa ci interessa sapere del Mario Mandzukic che arriva al Milan in questo mercato di gennaio? Maurizio Sarri fu chiaro sul finino dell'agosto 2019. Mandzukic non rientra nel progetto, fatelo partire. Nessun trasferimento arrivò però entro la fine del mercato e il centravanti croato venne messo fuori rosa. Così, l'orgoglio del numero 17 e le decisioni unilaterali di Sarri portarono alla separazione consensuale del 24 dicembre 2019. 5 milioni alla Juventus, 7 all'anno al giocatore e un trasferimento all'Al-Duail in Qatar. Da quel momento, 7 presenze e un gol per Mandzukic con la maglia dei Qatarioki in appena 3 mesi. Sì, perché se il contratto con l'Al-Duail scadeva nel luglio 2020, il centravanti ha continuato a giocare fino al 7 marzo scorso, ultima partita ufficiale in cui ha messo la firma. Al Milan arriva quindi dopo tanta inattività, ma con una fama imparagonabile a qualsiasi altro attaccante nel mirino rossonero. Dobbiamo essere belve feroci, così si vince e si rivince. Mandzukic porterà proprio questo, esperienza, voglia di vincere, fame, cattiveria agonistica. Avvallato anche da Zlatan Ibrahimovic, il suo arrivo sarà un placebo alle troppe assenze dello svedese, portando in dote allo spogliatoio quella consapevolezza nei propri mezzi necessaria a continuare su questa strada. Il Milan di oggi è primo in classifica e la scelta di puntellare la rosa con un giocatore del calibro di Mandzukic è sintomo della rinnovata progettualità della società rossonera. Testimone ne è il contratto che firmerà Mario, 1,8 milioni per i prossimi 6 mesi e un altro anno di contratto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La Champions League, obiettivo fondamentale per il Milan e che Mandzukic conosce bene. Ricordate i suoi gol nelle finali contro Borussia Dortmund e Real Madrid? Sul nostro sito troverete l'articolo completo che racconta del prossimo futuro del Milan e di Mario Mandzukic.